Siamo qua come tre uomini e una panda. Stiamo andando a prendere la tangenziale est per raggiungere quel del nord di Milano, dove andremo a prendere, dove andremo a scaricare questo peso morto, cioè Peso morto. questo amico qua dietro che non ci permette di aprire il tetto, E così che non poi ti permette, ho dei possiamo aprire il problemi di tetto. salute. Tutti abbiamo i nostri Problemi di problemi di salute, salute. ma l'apertura del tetto viene sopra ogni problema di salute, non è Chiaro, vero? vero. Dicevamo, andiamo a Sesto a scaricare Matteo, che verrà trascinato da talune altre persone non dotate di tetto apribile. E io e Marco poi andremo a prendere il team della Computer Museo, come si suol dire, e il team. E poi passeremo dai miei a prendere un'altra panda, che fa sempre comodo, una panda di scorta, sì, e un po' di tavoli, sedie, la scorta cose. della casa al mare. Vedi, Potrei tanto tu la panda pigliare. di scorta non ce l'hai. Detto questo, ci vediamo più tardi. Ciao. Siamo a Allora, Cinisello, nel covo segreto della Computer Museo, in via col tetto aperto e il vento fra i capelli, attendiamo la venuta del messia, del team della Computer del team della Museo. Computer Museo. 2000 years later. Guarda, 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 non si vedono, ma dietro quella macchina ci La sono i signori della Computer Museo. Buongiorno. 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 Buongiorno, ma quel paraluce l'hai stampato con la stampante 3D? Fa schifo, fa. No, come spessori, dico. Però se l'hai fatto tu è bello. Caricati i signori della Computer Museo, ci siamo avviati verso casa dei miei, in modo da poter prendere tutta l'attrezzatura necessaria per la grigliata. Ci va, ci va. Nella panda tutto ci va. Come sempre. Capito perché dovevamo venire molto prima? Che questa opera di alta ingegneria porta il tempo. Una volta caricata la panda, come potrete vedere fra pochi secondi, Marco, che era venuto qua praticamente solo per questo, con molto piacere ha iniziato a guidarla verso la grigliata, con qualche inattesa, inaspettata. Vabbè, sentite, va. Con lo specchietto chiuso, tra l'altro. Eh? Con lo specchietto chiuso, tra l'altro. L'altro specchietto! Cazzo. Vedi, come potevo dirgli di no? Cioè, lo vedi com'è un bimbo felice, come facevo a dirgli di no? Poi io sono contento che lui guidi quella panda. Spero di che si convinca a comprarla. E purtroppo non si è convinto a comprarla, ahimè. Con un ritardo di quelli devastanti, cui siamo avvezzi, cioè siamo partiti all'ora a cui dovevamo arrivare, siamo finalmente partiti in direzione Recetto per la nostra grigliata e siamo ora al casello di Ro a prendere il biglietto, perché come dicevamo a Fabio poc'anzi, non abbiamo il telepass perché siamo poveri, questa non ce l'ha il portafoglio. E addio! Sotto Miccoli, aspetta, 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 aspetta. Cristo, guarda noi intorno che sta lavorando, tutti noi altri che siamo qui ad ammirarlo. Ma secondo me stai sbagliando i luoghi, cioè vedo un po'. Dico, ma prendi questo bello caldo. Tra l'altro da notare, cioè sembriamo tipo i pensionati che guardano i cantieri. Adesso fate male. Questa però è esperienza millenaria, signori. Va bene, allora finisce qua la giornata. Finisce qua la giornata. Grazie Fabio. Grazie a te. Ciao. Ci vediamo prossimamente a un'altra grigliata. Esatto. La prossima puntata del Computer Museo. Esatto. Alla prossima puntata, ragazzi. E grazie per aver visto questo video. E vabbè, addio. Va bene. Addio. Ciao, 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 ciao.